Felice Regresso, figli dell'horror made in Italy, l'horror made in Italy, l'horror core. Finalmente c'è qualcuno che porta l'horror core in Italia. Sto in fissa, sai che sono settimane che aspetto questo disco, settimane, perché ormai gli album si mangiano in una settimana e c'era un po' di vuoto e piattume ultimamente, a parte l'uscita... Beh no, dai. Vabbè, l'uscita di Non Conventional Emergenti. Music è stata figa. Vero. Vedrete la reaction a breve sul canale, ok? Quindi... Io ho messo anche la magliettina, una delle più hardcore che avevo, degli Hard Squat, che salutiamo. Io invece no, ho messo la mia maglia Combat perché voglio rompere il cazzo. Voglio rompere il cazzo, non voglio farmi passare niente. Assolutamente niente. Questo deve essere deve essere uno di quei dischi che aspetti, finalmente arriva e non tradisce le aspettative, perché se tradisce le aspettative ti... Allora, questo è un disco per andare a fare le yard. Madonna, non avrei mai aspettato di sentirti dire questa cosa stamattina. Ah, no, Andem. Però cringe, Andem. Cringe, la seconda canzone si chiama Cringe. Cringe, greve anche, poi c'è la terza, poi c'è la fattuale. La testa infognata, trovano il corpo nel ghiaccio. Con la faccia blu, le labbra viola a terra, con un laccio al braccio. Mi basta un dito, con sti stronzi sono imbastato. Un SUV blindato. Uno mi ha detto, fidati degli altri, devi camuffarti, bro. Finisce che sti infame riescano a fregarsi. Siamo fuori, sono le mani. Para prima di parlare, fai. I die, try. La vita scorre tra le dita come un batter. Però mi manca parete tra io e lecca culo alle sfilate, guy. No, scusami. I tag sul busco 3 cm sulla fiancata. Tutti a casa quando piovono, stai rimerando. Scusa mamma se ritardo, stavo sciaccherando. Se tu fossi 1979. Vabbè, ma tutte citazioni. Viene al mondo Noiz Narcos. Dio ti chiede, vuoi le prove? Vabbè, ma si rubano le rime. Mi è piaciuto molto il fatto che vengano utilizzati le produzioni e le rime, o comunque i flow e le cadenze dei loro pezzi migliori. Molto bella. Poteva essere una peccionata di merda, invece no, è molto carina. È un ping pong reverse, hai capito? E poi ci stanno proprio bene le due produzioni insieme, no? Meglio Salmo sulle prod di Noiz, e grazie al cazzo, dici, che viceversa. Perché? Non lo so, a parere mio personale, a gusto mio, perché lo sentivo molto fighi, anche perché no, è figo il tutto. È figo il tutto. È sempre quel discorso del timbro di Noiz, però magari era solo l'intro che usava un timbro un po' più meno grattato mi del solito. Il vecchio Noiz qua, non ho il timbro nuovo. Qua avevo ricordato la fotta che aveva, anche perché ha ricalcato proprio quella cosa ed è molto figo. Vabbè, poi per il personale è un fanboy probabilmente, ragazzi. Il pezzo è figo, inizia bene il disco, inizia bene. Madonna, Cringe. È brutto, Ta ta ta. No. Odio sti bambini che mi scrivono cringe. Ti squarcerei con la fottuta laringe. Hai visto che ridica al ligari. Ma cos'è, il 2000? Le sue chiappe sopra il cofano, una bella tomba. Questa roba come esce vola. Segui il drago lungo la stagnola. Due piccioni con una botta sola. Fai per li contamo su Dumano. Me la leggo al cazzo. L'industria del rap italiano. Bravo. Siamo Kings. Suona forte per le strade questo disco. Rimane in testa come un na 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 na. Cuffiare di melone come Kanye West. Pagherò l'interessito di nero sullo scooter per sparare in bocca agli youtuber. Bravo. Come la penna che non... Bello signori. Ti ricordi Segui il drago sulla stagnola, la citazione a Ministero dell'Inferno? Sì. Quella l'ho beccata, anche perché l'abbiamo ascoltato di recente. Trovate la reaction del disco qua sul canale. Figo. Sto ancora aspettando di saltare sulla sedia, però, perché qua è tutto figo, ma mi avete application. No, ma in realtà è veramente, cioè, non mi aspettavo che in un pezzo è il 2000, mica è il 2000 hardcore, capito? Il 2000 hardcore è tornato. Quello che ci piaceva a noi. Sì. Mi è piaciuta questa roba dell'attacco anche al youtuber, ai detti del youtuber, al modo di fare. È molto figo in realtà. Poteva sembrare chissà che quale cazzo, invece è molto diretto a un determinato tipo di comportamento che si ha sul web, che denunciamo spesso anche noi, quindi mi piace. Quello che hanno i giornalisti italiani, tra le altre bravissimo. Cose. Bravissimo. Cioè, i youtuber non è che si sia inventato di niente. Hanno preso quello che era di male dai giornalisti e l'hanno replicato facendo la merda. Incubi. Bello il campione. Non dormire mai. Puoi mettere un crash sotto al mio napset quanto fitta. Riporto il tuo cadavere alla Criban. Tusce clan, blood dentro. Triplo sei nel pentagramma storto col mio occhio al centro. In pieno inverno Non dormire mai, non dormire mai. La regola del club. Dallo infilo in mezzo agli occhi. Sangue a fioc. Suonano i
rintocchi a mezzanotte in punto. Questa musica è la veglia del bro. Mi trovi all'angolo di un cerchio crocifisso. È Cristo che mi segue con lo sguardo fisso. Vedo ombre, sento i bassi, vedo oltre. La gente vibra forte quando tocco certe corde. Sono due, tre, dimmi quando porca dove. Troia. 4, 5, 6, vengo dove sta. Qua Noiz l'ha spaccata. Forse era più la sua comfort zone sui beat. Non lo so, mi è piaciuto un botto Noiz qua. Sono stato zitto perché cercavo di sentire il testo, cosa che non succede praticamente mai. Perché c'era uno storytelling, no? C'era uno storytelling? Non era solo Arcorone? No, c'era tutto alla fine dello storytelling, no? Stava raccontando anche la roba del club che entra, fa i cazzi e cose, poi succedono. Cazzo, ma perché? A mezzo storytelling. Miglior penna d'Italia, Fada, quando deve spiegarti le cose. Ma sì, perché, ascolta, al primo ascolto io cerco di sentire le vibe. Qua mi è sembrato di sentire roba figa, nel senso che no, sì, è certo, della serie. Trovare ultimamente tanta roba del genere se non dai vecchi. No, beh, qua è l'autocelebrazione, però nel senso non fino a se stessa della serie. Io suono bene e voi fate cacare. Ci sta perché? Perché io ho il mestiere e comunque sì, la killata qua è... bene, devo risentire tutto perché... Eh sì, perché la regola convinto. Del club e anche noi ci ha detto chiamami al club che faccio quadrare i conti, trito il posto come si deve. Cioè, parlavano proprio di andare a fare la serata nel club a suonare e minchia, e spaccare il culo perché hanno un mestiere in mano e sono hardcore e non sono delle gnegne. Marrakesh, miglior pezza d'Italia. Miglior pezza d'Italia. Respira. Sai quando lo mollano che t'asciuga. Respira. No, che cazzo dici? Sono i Prodigy. Ma porca puttana, perché mi viene in mente Fatboy Slim quando sento sto campione? Fatboy Slim? No, perché Fatboy Slim era quello che ti vendeva le psicoanfetamine. Ah, ecco. Meglio le droghe pesanti con tanti nascosti tra doghe. Traduco in diamanti parole. Se il male è un prima prima del colpo. Guarda negli occhi il mio male, come di chi ha visto il suo villaggio bruciare. Sono Django Johnny, penso saranno belli gli inferni. Sangue dipinge i coltelli, giurato il funerale mio. Cazzo ce volevo sta pulio, nel paletto tracce del Cameron. Nuovo disco più budget di Cameron. Sono vero da un più fuori di Marte. 2 chili d'oro bianco al collo, 3 etti d'oro bianco al polso. D'oro bianco al polso, 3 ho il dominio a ruba. La tua roba è basura, prega un deva una azzura. Che non veda una scusa. Respira, quando i piedi sul bordo respira. Meglio nel disco. Meglio nel disco. Sì, ti devo dire una roba. Strofona. Strofona di Marra. Niente da dire. Quando fa queste cose. No, ma proprio i flow, gli incastri, le parole scelte. Se doveva fare il rap da stronzone, l'ha fatto bene. Mi è piaciuto un sacco. No, ascolta, quando deve rappare rap, è inutile. Cioè, l'abbiamo sempre detta questa cosa. Quando deve fare le minchiate per vendere, bella per lui, si paga i due rate della collana d'oro. Della casa e della collana d'oro. Però quando poi deve rappare, mette il cazzo in faccia alla gente. Quindi va bene. Esatto. Come diceva Noiz prima, siete rimasti in pochi nel rap. Game a fare il rap e sono contento che chi è rimasto è quello bravo. Esatto. Voglio dire una roba, la produzione purtroppo io capisco che è un gruppo storico, un gruppo culto, hai portato ai ragazzi che magari non li conoscevano una roba che ti interessava portare come cultura musicale, quindi ok, spreading culture. Mi sembra a me in questo periodo ho voglia di roba originale io. Ah ok, io. Sì, c'ha senso. Il fatto che comunque è ovviamente rielaborata, è tutta quanta. Certo, cioè, no, ma infatti io capisco, però apprezzo. Se vuoi roba originale, fatta forse bene. Non è il disco giusto, perché tutto quello che io finora ho sentito solo campioni. Sì, sì. Cioè, sì, però il campione è una cosa, il prenderlo campione, no. Eh? Sì, 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 poi però come tutto il resto. Parate. Miracolo. Come si chiama? Miracolo. Miracolo. Ah, raga, hai messo il like? Miracolo, hai messo il miracolato, hai messo il like? Hai scritto un commento qua sotto che mi serve per fottere l'algoritmo. Fotti l'algoritmo, fottilo. Scrivi un commento. Vai. Qua c'è anche Salmo in posizione. Terzo, mi ci rispecchio. Indosso l'universo, ma mi sta stretto. Yeah, mi ricorda qualcosa di... Timoria. Qualcosa del genere. Sti pezzi. Riflesso allo specchio come uno spettro. Vuoi vederti prima morto che vecchio. Qua scopa che si scrivono da soli questi pezzi di carta. Che non c'ho più voglia di inseguire le stelle. Non mi perdere lo spettacolo. Oggi non riesco a riprendermi. Che roba strana. Sì. Assonante. Sì, perché è iniziato con gli archi e poi si è trasformato in chitarrone, ma con tanta elettronica anche. Bella anche le note che ha scelto di cantare, dissonanti, fighe.
Bello, mi è piaciuto molto. È diversa da tutto il resto, meno rap, anche se la parte di Noize era super rappata. Vabbè, perché Noize sa solo rappare, tra virgolette. Che va bene, non ha della serie, non l'abbiamo mai sentito né cantare né fare ritornelli R&B, quindi va bene così, Noize deve rappare. Ma non mi aspettavo così morbidezza all'inizio e poi in realtà molto ruvida. Cult, ecco, ora vediamo il battesimo del fuoco di Kid Yugi. Una title track importantissima di un disco importantissimo, uno della nuova scena più in voga in questo momento, che ha dimostrato tanto, 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 tanto. Chilometri azzerati, borsa di diamanti rubati, documenti falsi, soldi contraffatti, boss stretta, ti scipperò il cuore come quella borsetta, ma vivi come vuoi, non come fossi costretto. Questo è poco, veramente. Non mi basta, io con lei i resti, senza la fame queste cene non le apprezzi, fregartene dei soldi quando merda gli diciamo la messa, con gomiti nel panico mi spiano la ressa. Timo dotati qui del porto d'armi, i nostri nomi stavano scolpiti sui marmi. La mia visione, questa vita veloce, non sai mai quando torni, se torni. Vaffanculo. L'alba dei morti viventi, i tre P, siamo gli otto che detestiamo, bastardi senza gloria, senza i tedeschi, in Puglia con i veri narcos, giriamo un tinto brass, per il salto che mi spetta, non ci sono stunt, chi di un adesso prendi soldi e scappa. Io capisco che tu dici che il ritornello perché suona pop. Ti dico, perché mi suona pop? In realtà non è pop, è un rap che a me non ha mai fatto impazzire nei ritornelli così, preferisco quelli sicuramente più hardcore. Questo non vuol dire che la seconda volta che lo senti è brutto, anzi la seconda volta che è entrato l'ho sentito molto più nelle corde del pezzo, forse perché ero abituato. Mi ha ricordato un po' l'idea della canzone, come idea di canzone Note Killer di Mephist, no? Dove si faceva questo storytelling su questa ipotetica rapina e di scappare. Non so perché gli hanno voluto fare questo pezzo un po' più commerciale, un po' più radiofonico per Kid Yugi, forse proprio perché lui è giovane, non lo so. Non so che radio ascolti, ma se ascolti radio che passano sta roba fammelo sapere, eh? Sì, Radio Cane 66. Perché io qua roba radio non ho sentita nemmeno nelle tematiche, a parte la strofa di Yugi che era molto più leggera, perché in realtà citava, che poi leggera il cazzo, perché un po' di autocritica anche del paese da dove viene l'ha fatta. Ha detto sto con i narcos in Puglia e tutti i film pulp culto li ha citati. Brugheria, andiamo avanti. Brugheria, chiedo la testa di Fidel. Questa roba fastidiosissima. Booster, aiuto la signora, sali le buste. Bravo ragazzo, no fio de mignotta. Eliot in Goodfellas, sotto lava, mischiata con la saliva. Non appena parte questa tariva, fabbrica festa abusiva. Non pressarmi, fangessarmi, la notte prima degli esami. Chiusi in macchina coi grammi. È già culto e tu che dici mi sembra assurdo, impara. Non appena parte questa tariva, ha fatto la voce da mostro. Abusiva, volanti acceso. Bello, 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 bello. After Party bastardo qua. Mi ricorda, no, mi ha dato la sensazione di guardare un film. Quindi c'è anche tutta l'evoluzione finale. Mi è piaciuto molto, mi è piaciuto veramente tanto. Mi ha dato l'idea degli anni 90, dei film horror splatteroni anni 90. Proprio tutto l'immaginario, dalla produzione a loro due, al loro cambio di timbri, al cambio di flow, al ritornello, a quello svuoto totale, alle urla finali. Molto molto bello. Produzione moderna, figa, ci stava, un disco così, per dare anche ai ragazzi che magari hanno iniziato ad ascoltare il rap con che cazzo so, Mr. Simpatia, piuttosto che con Mad Men e Jamie Tights, che il rap prima era questo e tutti i loro idoli sono cresciuti con questo, quindi è anche buono che gli ascoltatori capiscano, no? Sì, da dove arriva lo stile, da dove arrivano gli stili, da dove arrivano anche determinati modi di vedere la musica. Croci e Cristi, se mai fatto la canzone contro la chiesa, tanta roba. Bene con sta merda, ma la voglia come verga, ingoia la mia arte acerba, ti mentre affoghi con la faccia viola. Non dormo prima delle 5, taglio le male lì, non scinde il personaggio dalla persona. Fa parte di questo ingranaggio che non perdona. Bravo. Se la tua gli occhi come glitter, tu sei pazzo perché vuoi scaldare il mondo con un clipper. L'aquila con le ali d'Apollo e bro ti sparo merda col fu- Il dissing, è tornato. Quanto abbiamo aspettato? Io in realtà non ci pensavo neanche più, no, però neanch'io. se vuoi tenere il pentolino sul fuoco, io sto in fissa. Guarda, ci facevi Sardones. Ecco perché la è di euro. Grazie, hai pensato a noi, Salmo. Grazie. Dizing. Le mio, let's go. Per Noize.
butto d'occhio per la strada, giù da sotto una grata, sbagli. Tengo d'occhio questo blocco, oh, quando un coppe sa di rap sui carcerati, le automobili modificate, non gliene frega nessuno. Ah, grande citazione. Ascolta, pensavo fosse contro la chiesa, purtroppo non lo è. Era contro le... No, ha detto solo che scambia gli orologi. Lucien ha fatto, credo che la parte tutta moderna l'abbia fatta Lucien, ha fatto un grandissimo lavoro. La parte iniziale di Sine, wow. Bello però che siano scambiati i produttori, eh? Sì, ma è proprio perché... Double Tag Team Tekken Tournament. Cose a caso. C'è Cristi, continua il fantomatico dissing, o comunque gli ha soltanto detto quello che doveva dire. L'ha solo nominato, ecco, non l'ha dissato. Non ha neanche nominato. Senti, My Love Song 2 con Coez e Fra Quintale. La prima mi era piaciuta veramente tanto. Era una canzone d'amore, quindi a te non piaceva sicuro. Eh sì, certo, giustamente. In camera d'albergo, le esce dalla doccia, petali di fiore con cussuti, giuro, mani in alto e faccia al muro, dimmi che mi ami mentre abbasso il tettino del cifra, ma a piedi la città quando l'effetto mi scende, stanotte toccheremo scelta, banconota in fiamme, non puoi tagliare i fili di un legame con la forbice sulla terra, come fare l'amore dopo aver fatto la guerra quando questa giostra finirà. Cazzo, che figa. Bella, bella. Meglio dell'altra. Mi è piaciuta di più. Meglio. Mi è piaciuta di più. Poi, speravo facesse qualcosa di più Coez. Almeno... Cioè, Fra... va bene così. Ha fatto un ritornello... Sì, bello ritornello. Ha fatto il ritornello a metà in due. Perché scegliere quando li avevi tutti e due? No, per carità, sì. Poi, dicevo, secondo me sono i più vicini alla loro attitudine. Alla fine, Fra, nonostante, vabbè, i pezzi Love parla comunque di strada. Coez viene da lì, viene da No, speakers. Ma preciso. Non è che potevi mettere Mechna, e Coco. No, cioè, c'entravano meno. Sono d'accordo. Non per la bravura, ma c'entravano proprio meno. No, esatto. C'entravano meno come attitudine. Vai. Chilometri. A parte Metal Carter potevano mettercelo, esatto, posso dirlo. Esatto, secondo me sarebbe stato carino. Ma non sappiamo se non c'è qua da qualche parte con qualche spoiler. Dobbiamo capire ancora. Sarebbe stato carino metterlo. Senti, chilometri. No, scusa, anche My 16 Song, barre. Anche 16 barre avrebbero potuto mettere. Sì, però sei un po' più distante dalle loro conoscenze, fondamentalmente. Sì, dai loro giri, Ascolta, My Love Song, a parte la citazione di Califano bellissima di devi saper fare l'amore meglio di tutti stanotte. In tutti sei i l'unico. Pezzi che abbiamo sentito finora ci sono un sacco di citazioni a film che piacciono o non piacciono sti cazzi, ma me l'aspettavo sta cosa ed è bella. Non sono state ridondanti, non come Kid Yugi che li ha messe proprio tutte lì, sembrava un po' un compitino, no? Infilate citazioni a film e citazioni a loro stessi e tra di loro. Sì, assolutamente, bello, mi piace molto. Vai, chilometri. Oggi mi sono alzato presto fra di prima mattina, perché i soldi non riposano, top che puoi bere. Il mio club è il top della città e ci sta un bel vedere. Vieni con tu muoio con due troie che qui giù in pista, ma non sai quando torni. La mia vita è quella giorno, non troppo, non dice niente a cui non sei disposto. In giro fino al mattino, DNA di un nomadea. Su vicoli bui, mi sveglio pieno di paresi, la mia testa malata. A volte sembra di ballare il bartender, la gente si infuoca, è una feather che brucia per sempre. Allora, il mio posto, ritornello migliore del disco. La mia vita è quella giorno. Allora, ritornello migliore del... finora. Sì. Proprio perché sì, ma hai ricordato che hanno fatto loro, però ritorno migliore del finora che hanno fatto loro due in questo disco, perché Coez e Fra Quintale mi è piaciuto molto. No, vabbè, ma quella è una canzone d'amore, la teniamo come special. La teniamo come special. Non conta. Sono d'accordo con te, mi è piaciuto molto il ritornello, mi è piaciuto molto, un po' era molto black, era proprio Brooklyn 93, capito? Mi ricorda qualcosa, avevo sentito tempo fa nell'hip hop italiano, ma non mi viene in mente che cazzo fossero. Una roba tipo 50 MC, comunque giù di quella roba lì, capito? Non ti viene in mente qualcosa quest'area? Gran film anche quello. Di fumo queste cose sui muri, però difidati di me, non fidarti di nessuno, proprio di nessuno. E studi, metto un porno curvi, senti questi due assurdi. Sveglia e mostra, foca le chitarre, mai G, mai doubt. Si fa così, grand house. E quindi si può fare così bene? Cioè, nel senso, si può fare lo stesso flow di quello che fanno tutti quanti, fatto comunque bene, con un senso, con una figata. Grand house. Alla guida la vista si sdoppia, la PS riapre le indagini. Nuove lezioni a quei candidati, solo lui può. Smoke free, tu no. No beef con te, no creeps, no bloods. Nuovo black, volevo soltanto portare Big Pan back. Tutti nel back dopo il live.
dammi un F5 secco. Bam bam bam. Signore, bam, bello. Signore, è molto in sordina perché non è super spettacolare, sì, gigantesca, sì, enorme, però bella fine, cazzo, bella fine. Dal vivo secondo me è un bel pezzo questo. Matrioska, infatti Matrioska la domenica mattina. A volte mi illudo, l'ho fatto di nuovo, sì, stavolta non chiederò scusa. È l'altitudine, ho un po' di pussi qui, vedo in HD come in tussi B, scavato come in cerchi per te. Facciamone anche una brutta però, sennò sembra che... Ma no, ma le ha sempre fatte queste robe, ma non così. Surlando muori male, sotto questo stronzo, sta incollato al clacson, io che fumo al davanzale. Come mamma mia, che merda, ti sei mangiato il rallenti, no? Quando ardo mi è stato notificato il mio primo reato, quando stavo giù di corda. Mamma mia, bravo, dedicata un po' alla cocaina, un po' alla musica rap, non si capisce, ma è proprio lì il bello, wow, wow. Ma guarda, ma il testo non dispiace, mi fa cagare l'esecuzione, cioè proprio una roba che io non mi ascolterei in maniera, cioè parte, se non avessi avuto un format su YouTube dove ascolto dei pezzi, probabilmente questo avrebbe fatto la fine di tutti i dischi dei Dogo che non mi sono ascoltato. Sì, cioè, una sì, roba ha buona ragione. Mi fai perdere veramente quanti? 3 minuti e 10 per ascoltare sta roba che potevo, non so, fare altro forse, meglio. Potevo farmi una partita Clash Royale e perdere, ma che comunque mi dava più emozioni di questa canzone. Madonna. Ma, come si chiama la prossima? Ma noi? Senti, qualcuno faccia una cosa, la scarica. Velocizzi. La me la velocizza e me la manda, così magari... Poi me la scrivetemelo sotto sotto i commenti. Mi fate la versione nightcore, per favore, no, di questa che magari un po' troppo veloce. O no, dici no, che... ma magari viene normale. Ok. Alla fine tanto quelli raddoppiano il tempo e basta. Nightcrawlers. Ci vedi per la strada, pare il drive-by. My music, terapeutico, cervelli fusi. Fai esci coi piedi davanti, broderoni in dritto, le canne fumanti. Per la vita, finire la tua vita curvo in cantiere. O finire dritto in più. La vita c'è i suoi rischi, ma nella tasca sempre un asso come Nipsey. King più dei gypsy. Dogs, neri i miei vestiti come i miei dogs. Questi che ne sanno. Ho scritto il disco dell'anno, ma è dope. Occhio, Madonna, che produzione incredibile, bellissima. Tutti i suoni perfetti, precisi. Perché penso molto che sia. A te non piace questo... No. Ah, sai cosa? Nella produzione non mi esprimo perché non è. Io di EDM me ne intendo poco. Cioè, mi piace qualche cosa di hardcore, ma giusto quando voglio di ballare. Il discorso di aver messo il concetto di una cosa, ripetila e diventa reale. Ho fatto il disco dell'anno, My Dog, proprio per fare presa nelle menti malleabili degli utenti. Degli utenti pacco che ascoltano questa roba e non dovrebbero farlo. Giusto, fatto bene, fai bene, fai prima a metterglieli in testa, in culo che in testa, fatto bene così, giusto. A me bella la citazione iniziale al film dei Blues Brothers, che ci stava. Io lo valuto un attimo, lo guardo un attimo, ripeto, sono tutta roba che riascolterò con calma, ricogliendo tutte le citazioni che mi perdo, eccetera eccetera. Stiamo anche facendo un format dove ascoltiamo per la prima volta e dobbiamo anche fare dello show, e di show ne stiamo facendo ben poco perché in realtà è molto difficile d'ascolto, nel senso che stai ad ascoltare per sentire cosa hanno fatto, perché hai voglia di scoprire che cosa hanno fatto. Non è niente di scontato nel disco. Se fosse stato più scontato, avremmo probabilmente cazzeggiato di più. Invece è un bel ritorno alle origini. Sì. La fine, invece, è l'ultimo pezzo che andiamo a sentire e vediamo cosa hanno combinato. Agli angoli di strada ho preso laurea e diploma. In culo a chi pensava che cadessi, Brock non ci ritorno. Giocare sporco più di loro, per gestire il giro scrivo pugnalando corpi con una penna a biro. Porta e tiro le somme, fa così, yeah. L'unico sogno che avevo quando ero un perfetto nessuno. Ho messo la cornice d'oro intorno al quadro della situazione che ora sembra un dipinto. Fine. Ah, quel blues finale che riprende poi tutto il discorso del cinema pulp, capito? Come faccio un giro con la sorte, tiro le somme, fa così, yeah. Molto bello, credo che sia anche un racconto un po' delle loro carriere, no? Piove, sì, esattamente, governo ladro. Non so come sono arrivato qui, nonostante piovesse in giro, non sapevo cosa stessi facendo, ma sapevo dove volevo arrivare. O al contrario, non sapevo dove volevo arrivare, ma sapevo cosa stessi facendo. Vabbè, vabbè. Da risentire, ho problemi a memoria. Sì, sì, hanno tirato le somme della loro carriera. Uno dice io continuo a pugnalare con la biro perché sto su Mind Business. E l'altro dice io comunque sono qua perché ho pensato fuori dagli schemi.
riassumendo all'estremo. Tutto vero, bello, Boys, sì, e un bel finale. Bel finale giusto da film. Avevo paura che da titoli di coda. Il cazzo del il fatto che fossero ancora lenti sul pezzo, invece no, vabbè, credo che c'è sia lento, lento per scampire, scandire molto meglio quello che volevano dire. È bello il disco, è bello, però fare complimenti così gratis mi gira un po' il cazzo. No, allora io ti dico, purtroppo c'è stato molto hype, mi aspettavo più Dario Argento, più horror. Sì. Mi aspettavo più horror. L'hardcore c'è tutto. Mi aspettavo più horror e sì, perché e noi basta. Abbiamo fatto la previsione di ascoltare un disco horrorcore o comunque che si basava sul quel rap che c'è, che c'è, perché c'è, e non in tutte, perché magari, perché magari diventava troppo monotematico e rompeva la minchia. Sì. Magari me ne aspettavo un po' di più, ecco. Questo ovviamente è la mia però aspettativa. Si chiama Cult il disco, Cult. Quindi prendiamo per buono il fatto che ci siano delle citazioni, altrimenti sarebbe chiamato sì, ma pop. Poi, esatto. Horror. Esatto. Horror, cult, cult non è solo l'horror, ma anche come l'ultima tra la penultima lì era i Blues Brothers, film culto che non è per niente horror, è sì. una commedia d'azione sì. e quindi ma anche Yugi poi sta. Aveva citato tantissimi dischi che non era tantissimi film che non fossero horror, non c'è, 100%, soltanto, sì, sì. non c'è soltanto l'horror effettivamente, quindi il consiglio che vorrei dare ai ragazzi che ascoltano magari un po' più giovani di andare almeno a recuperare un paio di delle robe che avete di titoli, di un titoli paio di sentito. Titoli sì. anche perché penso che alla fine si possa capire meglio la traccia, anche perché se ti manca il concetto che vogliono esprimere dando il titolo sì. del film non le riesci atmosfere. A comprendere proprio il concetto, se io cito un film ho la mancanza del senso di quel film all'interno della canzone, non riesco a riconoscere magari no. cosa vuol dire l'artista. Mi manca veramente un pezzo banger che dico boh, me la riascolto. Le produzioni di produzioni invece, produzioni sono tutte al top. Secondo me il primo tutte, è un pezzo tutte super banger. Anthem? Sì, dove si scambiano vabbè. Le produzioni. Sì, quello però è molto, molto figo. Producer, vabbè. Non devo dire io che Sine e Lucien sono bravi, non lo devo dire io. Belle, mi sono divertito con le produzioni. Non c'è un vero e proprio pezzo banger, devo dire la verità. Ti ripeto, uno di quelli, secondo me, tra virgolette, magari un po' più stupido e hardcore e horror fino a se stesso, alla Metal Carter, magari, sì. magari mi sarebbe piaciuto più di quella roba sperimentale che avevamo fatto. Diciamo che in realtà è molto serio il disco, non scende nel funny, e forse quel no. pezzo un po' troppo così avrebbe... cioè ti diverti, sai dove scende nel funny? Ti diverte nel sentire l'hardcore, nel sentire appunto le robe culto e le citazioni, è lì l'idea di funny. Forse il pezzo di Marrakesh è quello più banger di tutte, devo sì. dirti la verità. Sì, a sì. livello di liriche, di flow e di come si sposa sul beat, quello è il pezzo, è quello che tiene un pochettino, va un po' più in alto come botte, però sì come però idea. il disco cioè, allora ti dico la verità, cosa penso, è un buon disco, non è il disco dell'anno, è un disco che serviva, però è un disco assolutamente. Che serviva, e secondo me è uno dei dischi che fortunatamente non è il disco dell'anno, così non se lo dimenticano l'anno prossimo, ma magari è un disco che tu ti vai a riascoltare perché non ci sono le minchiate, non ci sono le cose lasciate lì e buttate fatte a caso, non ci sono le canzoncine usa e getta stagionali. Bravo è un disco che puoi ascoltarti tra 4 anni, tra 5 anni ed è classico nel suo genere. Detto questo, so che avete stampato i vinili. Noi non prendiamo soldi per le reaction. Salmo, ce lo porti un vinile. Grazie. Vinile e a me una bottiglia di Cannonau, quella della mulattiera. Tu sai. Io voglio svenire un cazzo. Ciao, fateci sapere della Sinara, non della mulattiera, della Sinara. Scusami, quello da 15 gradi che sai tu. Fateci sapere la mulattiera. Che... Vabbè. La Sinara, la mulattiera, un sinonimo. Ciao!